Il problema in effetti che vogliamo sollevare è il fatto che qua è uscito fuori all'improvviso dopo 10 anni un progetto che non c'ha niente di chiesa, come poi ben vedete qua nel progetto che c'è esposto qua davanti alla chiesa. Sembra tutto tranne che una chiesa e noi vorremmo preservare quantomeno il campanile, che è gran parte che è del 600, il resto purtroppo è dopo guerra, perché c'è stato il bombardamento qua, come sapete, e sono morti parecchia gente proprio qua in questa zona qua. A tutt'oggi, con 2 lettere che abbiamo fatto al vescovo, al sindaco, alla sovrintendenza, non c'è stata nessuna risposta, né per un colloquio né per un chiarimento. Stiamo aspettando. Purtroppo i lavori sono già incominciati, diciamo che stanno facendo la parte della casa canonica e noi siamo qua a disposizione. Stiamo raccogliendo già un bel po' di firme per questa cosa. Vediamo un po' il da farsi.